Caro Agostino, no, stamattina siamo partiti dalla seta, Esatto. poi siamo andati a parlare ai lavoratori, poi abbiamo visto un caseificio che è importante perché è l'allevamento bufalino più grande Del al mondo, mondo. sì. Tu sei sicuro di sto dato, Sì, è l'allevamento bufalino utilizzato per la filiera bufalina a fine umano, chiaramente, non dei bufali certo. selvaggi, perché altrimenti ci sono Senti, rischi. e adesso. Un po' chi vede questo video già ha capito. Siamo, certo. Siamo in una cantina, ma spiegaci perché e chi mi vuoi presentare. Allora, c'è un perché ci troviamo qui, perché è un terreno, è un'area molto fertile dal punto di vista del terreno per servire appunto le uve. Soprattutto ci troviamo in un momento in cui l'uva diventa vino non solo a chilometro zero, ma a tempo zero. Ci spiega adesso qui Francesco De Angelis, che è con noi. Allora, Francesco, spiegami che cosa vuole dirci Agostino e qual è il vino che andiamo, che tra poco andremo a bere, ma qui è attraverso il video che andremo a presentare. Noi qua trasformiamo il vino Asprinia, un Asprinia di Aversa, famosissimo, uno dei vini storici più antichi d'Italia, che c'è una cultura che parte addirittura dagli Etruschi per il tipo di Oh, coltivazione. attenzione, allora, mentre festeggiamo, perché quando c'è un sito in più dell'UNESCO con la bandiera tricolore siamo sempre tutti molto contenti, il prosecco abbiamo visto, eccetera, però questo è potrebbe candidarsi, potrebbe essere patrimonio dell'UNESCO perché storicamente, mi raccontavi. Sì, storicamente parte dagli Etruschi addirittura, il tipo di allevamento ad alberata, cioè con un tutore vivo che è una pianta, l'albero di vite cresce fino a 12-15 metri d'altezza. Viene tutta la filiera di lavorazione di questa alberata viene fatta da persone che vengono chiamate uomini ragno per le capacità che hanno di utilizzare lo scalillo, che è una scala estremamente stretta che arriva a 15 metri d'altezza addirittura, che è fatta appositamente per chi lo utilizza, ad persona praticamente, ci vogliono delle capacità particolari per poterle E utilizzare. poi questo vino mi raccontavi sempre che era molto utilizzato, oltre che molto bevuto, anche in epoca borbonica e Certo. nel papato. Eh certo, c'era un Perché? certo Paolo III Farnese, lo zio del re Borbone dell'epoca, nel 1400 e qualcosa, che quando veniva da queste parti beveva il vino fresco di grutta, l'asprino, che glielo mesceva il suo sommelier, che all'epoca si chiamava bottigliere, un certo Sant'Elancerio. Quindi, Poi ce ne insomma, ci sono sono grandi storie grandi storie, dentro Gioacchina i vini. Muratta, la moglie che era Giuseppina, che era la sorella di Bonaparte, quando si trovò passate queste parti, vide queste festoni. Queste vite appoggiate a questi alberi, scrisse una lettera, non so a chi adesso, alla corte francese, e disse: guardate, venite qua perché vale bene la lega di fare bene, diciamo, il viaggio, di fare 500 lighe per arrivare qua e vedere questa terra promessa. Senti, chi mi presenti tu? Il padrone di casa, Il immagino. padrone di casa che ha questa bellissima cantina in cui, ecco, lavora, l'aspino, ma anche altri vitigni da terreni confiscati alla camorra, quindi ha un fine molto sociale. Ed è Vincenzo, un amico, una persona veramente Ciao che ha Vincenzo. fatto. Eccolo qua, io mi sposto. Allora, no, Vincenzo, intanto complimenti che state lavorando. Mi Work in spieghi il progress. progetto sociale? Partiamo dal nome? Sì, Vite Matta. Vite Perché? perché noi lavoriamo sostanzialmente con ex manicomiali. Siamo nati nel 95 come una realtà, come un'associazione di volontariato e poi nel 2005 ci siamo trasformati in cooperativa sociale e da allora co-gestiamo con l'ASL dei progetti terapeutici riabilitativi e poi circa 12 anni fa ci sono stati affidati i primi terreni confiscati alla criminalità organizzata su cui abbiamo estirpato i vecchi frutteti e rimpiantato dei vigneti tra cui l'asprinio d'Aversa. Abbiamo recuperato delle alberate storiche che alcune hanno quasi 200 anni di vita e da lì poi abbiamo implementato il progetto in cui abbiamo puntato sulla chiusura della filiera agroalimentare in quel settore, quindi abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo messo su una cantina e quindi lavoriamo per la maggior parte le uve che provengono dai terreni che poi gestiamo. Senti, vabbè, è un vino che sta andando molto, molto bene. Stavo riflettendo proprio che su un fazzoletto di terra ci sono qualità di vini che sono incredibili e anche molto riconosciuti, molto apprezzati. Certo, allora abbiamo sul nostro territorio l'Asprinio c'è una DOC nell'areale di Aversa, ma non è l'unico vitigno presente sul territorio. Questo è quello che c'ha la DOC, però abbiamo un numero altissimo di IGT, tra cui possiamo ricordare la Falanghina, l'Aglianico e tanti altri ancora. Però
Noi lavoriamo questi vigneti, abbiamo la maggior parte della nostra superficie vitata è impiantata ad Asprigna di Aversa e lo vinifichiamo in diversi, diciamo, in diverse tipologie, partendo dal vino fermo, versioni che poi fanno anche passaggi e rughe, fino ad arrivare agli spumanti, che poi sarebbero il fine ultimo per cui nasce l'Asprigna, perché l'Asprigna è un vitigno che si presta benissimo alla spumantizzazione e, a detta degli esperti, è l'unico vero spumante campano, quindi tutti gli altri in effetti possono praticamente competere con l'Asprigna, però lui ha delle doti di acidità altissime, di un basso tenore alcolico, che permettono la spumantizzazione in un modo talmente semplice senza particolari problematiche. Io direi che gliel'abbiamo spiegato bene, voi avete la possibilità anche voi di assaggiarlo, io lo faccio però subito. Andiamo ad assaggiare subito. Una cosa, questo è un vino non a oltre a chilometro zero, a tempo zero, come diceva giustamente Agostino, in 10 minuti le uve raccolte ovviamente a mano vengono trasportate col trattore in 10 minuti in cantina e dopo un quarto d'ora sono già sfumate. E tu lo fai? E certo che lo faccio, anche se sono ingegnere, però faccio questo. Benissimo, Agostino, andiamo a bere. Dai, saluti a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci, ciao.